erano ben dicibili, per cui. Ah, sei in fascia protetta, tra Ecco, grazie, esatto, l'altro. pure. Cioè, va un dramma. Buongiorno a tutti. Non troppo appiccicati perché vi tirate i pugni, piuttosto andate verso la telecamera. Vabbè, io Uno la verso vado sul la finestra. balcone, che è una delle cose che impareremo in questi giorni, andare sul balcone. È un pezzo fondamentale della gestione dei conflitti. Benvenuti. Pronti a passare 2 giorni e mezzo disegnando? Soprattutto. Soprattutto, anche perché nessuno non sa disegnare, per cui andiamo tranquilli. Questo lo dicono tutti, che sanno disegnare Io, e per esempio, non so disegnare. Buongiorno. Non troppo appiccicati perché lui ti dà un pugno, perché dobbiamo fare ginnastica. Ok. Siccome sembra una stupidaggine, ma stare 8 ore col braccio alzato a disegnare dopo un po' fa male. E noi abbiamo un'età, insomma. Non abbiamo 7-8 anni che lo puoi fare. E quindi facciamo un po' di ginnastica per scioglierci. Niente di che, però iniziamo a sciogliere un po' le spalle, tutte e due. Anche davanti. Poi il braccio. Anche l'altro. E poi indietro. L'altro. Quando vi state facendo del male, ditemelo. Il collo. Tutto il giro. E poi la schiena. Giù. Sgranchitevi bene. Ok. Pronti? Ogni tanto se sentite bisogno di sgranchirvi, fatelo liberamente. Ok. Allora, in questi giorni noi proveremo a mischiare cose diverse. L'idea è quella di farvi uscire da qua, capaci di visualizzare qualsiasi situazione, anche e soprattutto conflittuale, vi capiti. Per farlo però bisogna che innanzitutto vi presentiate, ma non raccontandomi cosa fate, mi spiace per lo streaming, per il momento non lo sapranno, ma prendendovi un foglietto A4 che sono da qualche parte, Qui ho portato, sono quelli qua sotto, è io. lo dividete a metà, fate metà per ciascuno e mi disegnate una specie di carta d'identità. Partiamo subito. Non ci sarà tregua, nessuna. Questo serve anche a far insorgere i conflitti che poi appunto andremo a gestire, per cui è tutto calcolato. Puoi dire che da casa Da casa ovviamente siete invitati a fare lo stesso. Prendete un fogliettino e provate a disegnare la vostra carta d'identità. Io suggerirei di utilizzare Twitter se volete e se funziona. Non ne sono sicura, ma ci proviamo. Non prende. Twitter con l'hashtag, come lo chiamiamo? Visual Celie. Dopo ve lo scriviamo. Anzi, ve lo scrivo adesso. Aspetta, eh. Per chi sa che cos'è, per chi sa che cos'è. Non so se si vede. Si vede? Voilà, l'hashtag della giornata. A me. Sono bellissima. Un selfie? Un selfie. Yeah. Voilà. Mandateci su questo hashtag tutti i disegni che fate da casa, così poi pian piano li commentiamo assieme. Tutti i disegni che fanno loro da casa, perché abbiamo il problema dello streaming. Perché sono in streaming, possono mandarci i disegni I vostri li vediamo in che diretta qua. Adesso ve lo spiego. Allora, la prima cosa che vi chiedo di fare. Ciao, buongiorno. Dopo la ginnastica la recuperiamo. Intanto. Anche le braccia, andavi in giro così? È fantastico, allora sei a posto.
Benissimo, allora una carta d'identità disegnate con la vostra foto, disegnatevi, e nome, cognome, nome, il cognome non è importante, sicuramente il nome, cosa fate nella vita e qual è l'aspettativa con cui siete qua. Per farlo potete sedervi sui tavolini che ci sono là in fondo e utilizzare tutti i colori che ci sono qua. Vi spiegherò questi colori dopo, per cui, anzi ve li spiego subito perché sennò tra un po' sarà un disastro sto tavolo, quindi facciamo che ve li spiego adesso. Dunque, i colori. Prima ancora di avervi spiegato cos'è la facilitazione visuale, ma sarà bellissimo. I colori hanno, diciamo, un valore importante nella comunicazione. E questo lo scopriremo strada facendo. Ci sono colori che aiutano la comunicazione e colori che invece non l'aiutano per niente. Quello che è certo è che le cose che volete comunicare disegnando o scrivendo devono essere leggibili da tutti. Allora, noi useremo supporti di carta un po' particolari. Useremo il foglio A4 o a metà o proprio il foglio A4 intero, useremo dei fogli un po' più grandi e useremo i fogli da lavagna, fogli mobili, insomma i fogli più grandi ancora, tipo poster. L'idea è questa, su questi supporti si scrive di solito di base con pennarelli che possono essere neri, li fanno soltanto neri, blu, verdi e rossi di solito, però che sono indelebili. Che cos'ha la loro particolarità? È che sono a base, questo è l'unico che non puzza, però sono a base alcolica, tutti, questo puzza, si sente, passano attraverso la carta, quindi chi lo sta facendo da casa e sappendo ai muri ne metta due di fogli sovrapposti perché sennò si ridipinge casa poi, e possono essere di qualunque marca, con qualunque tipo di punta, i pennarelli hanno tre tipi di punta, o hanno la punta tonda, o hanno la punta scalpello, questa qua, aspetta, non sono fatti per martellarci sopra, insomma diciamo a scalpello, rotonda, oppure hanno la punta a pennello, di quelli a pennello non ve ne ho portato neanche uno, ma esistono, hanno la punta a pennello, e, oppure ci sono dei pennarelli particolari come questo che ha tipo due puntine per fare le linee parallele o per fare le linee sottili, Ikea. Giusto per non fare pubblicità. Va bene. Allora, i pennarelli a base alcolica sono perfetti per fare la base di qualunque cosa. Ed ecco perché sono i più diffusi. Sono indelebili e resistono. Tutti questi pennarelli, come questi qua per i bambini, per dire, sono a base acquea. E quindi sono pennarelli che se sovrapposti tra di loro, spesso se non li si lasciano asciugare si sporcano a vicenda. Vi sarà capitato che usate il giallo sul nero e la punta diventa nera. Quindi, cosa si fa in questi casi? Si usa un pennarello a base alcolica di base e si colora sopra con i pennarelli a base acqua. In questo modo i colori si mischiano meno, perché questa evanescente asciuga più in fretta e quindi si possono poi mischiare i colori sopra. Ok? Sul nero, sul rosso, sul blu, su tutti questi pennarelli qua che sono a base alcolica. Questo sul nero puoi colorare con... No, metti che fai il contorno di una faccia nera, poi ci puoi colorare dentro senza che si sporchi. Sì, diciamo i pennarelli a base alcolica vanno con i pennarelli a base acqua e viceversa. Meglio non mischiare pennarelli a base alcolica, meglio non mischiare pennarelli a base acqua. Questi anche sono a base acqua, non so quanti di questi scriveranno, però abbastanza. Gli Uniposca sono a base acquea, ricordatevi di agitarli e di premere leggermente la punta prima di usarli per far scendere l'inchiostro, non troppo perché sennò si forma una macchia. E questi qua hanno la punta grossa, molto grossa, sono molto alcolici, ma questo ha la punta grossa ma è molto acqueo, è un Uniposca. Ma come c'è scritto? C'è scritto. Ciuccio per vedere quanto cosa è. Beh, lo hanno usate? Se non puzza è a base acquea, tranne questi qua, che vi fregano. Però ce l'hanno scritto, c'è scritto water base. Ok. Questi qua invece sono un pochino più complicati, si chiamano pantoni. I pantoni sono decisamente alcolici. Molto alcolici, sono un po' la vodka dei pennarelli e
tu li punti in un posto e loro fanno, si espandono a macchia d'olio proprio, per cui di solito se volete fare una riga non la fate attaccata al bordo perché loro vanno oltre il bordo, ma fatela tipo qualche millimetro più in giù e loro si estenderanno fino ad arrivare perfetti al vostro bordo. Di solito sono io vi ho portato colori un po' chiari tranne il rosso perché li useremo molto per le ombre, che è una cosa che vedremo più tardi però. Intanto se volete sperimentare, sperimentate. L'ultimo, un po' strano, è questo qua. Si chiama Chalk Market, lo potete usare sulla carta, ma lui nasce per essere utilizzato anche sulle lavagne ed è cancellabile, o anche sui vetri. Sulle lavagne su cui di solito si usa il gesso. Chalk, gesso. Sono come i gessi, si usa come i gessetti sulle lavagne. E si può cancellare oppure sui vetri. Ma sulle lavagne d'ardesia? Sì. Ah. Sì, sì, chalk, sono gessi liquidi. Ok, dopodiché non ve le ho messe, ma adesso ve le metto, vi metterò qua delle matite, se volete fare le cose prima a matita e dopo colorate. Però temo che su quella carta la matita non vada, per cui sperimenterete andando dritti, convinti su quello che fate. Perfetto, allora via con le carte d'identità, mettetevi pure seduti e... Io devo disegnare, scrivere proprio. Io devi disegnare te stessa e poi scrivere. Sì. Cosa fai e perché sei? Chi sei, cosa fai e cosa ti aspetti, sì. Ci diamo 5 minuti. Quindi per scrivere se passa sotto bisogna appoggiarsi a... Se no manchiamo anche il credo. Poi vi spiegherò un pochettino cosa faremo in questi giorni. Magari mentre vi sedete a disegnare io vi spiego alcune cose del perché siamo qua a fare questa cosa. Abbiamo anche pennarelli a punta più piccola in un barattolo che servono, cioè sui foglietti piccoli funzionano meglio ovviamente. Ce ne abbiamo, aspetta, te le prendo. Ciao, buongiorno. Per chi vuole le matite sono qua. Aspettate. Lì ci sono anche i temperamatite e le gomme. Posso usare una penna? Puoi usare quello che ti pare. La penna però io non ce l'ho. Tu ce l'hai? Quindi dovrei disegnare una pseudo faccia. La tua faccia, non una pseudo faccia, la tua faccia. Allora, quando siete seduti posso intanto spiegarvi un paio di cose? Sì, lui sì. Lui sì. Perfetta. Ci siete più o meno? Ciao, buongiorno Sara, piacere. Mettetevi tutti quanti seduti che così intanto vi spiego.
Allora, la facilitazione visuale, che è questa specie di... Mi sentite di là se parlo? Sì. No. Mi sentono meglio a casa. Quello di sicuro. Ci siete? Ragazzi? Sì. Sì, bravissimi. La facilitazione visuale nasce negli anni 60 e negli Stati Uniti ed è uno strumento che veniva usato inizialmente dall'esercito per spiegare a tutti quanti le manovre, le strategie in modo semplice, ma soprattutto in modo che venissero ricordate senza bisogno di portarsi dietro qualcosa di scritto, perché sennò potevano essere facilmente trafugate. Sto sempre colpa loro. Poi un'altra campana sostiene che invece nasce direttamente nel mondo della comunicazione, perché una grandissima società americana che si chiama Capgemini a un certo punto aveva da organizzare dei grandi eventi con migliaia di persone presenti e non riusciva a fare in modo che tutti avessero che tutti avessero la stessa comprensione di quello che veniva raccontato, insomma, sale molto grandi, molto dispersive, la gente che tendeva a farsi i fatti suoi, erano ancora gli anni 60, ancora si usavano le assemblee, non la partecipazione, e quindi era molto complicato passare e veicolare dei messaggi. Utilizzando i disegni su grandissimi fogli messi sui muri, che raccontavano come una specie di storyboard tutta la storia di quello che emergeva durante questi convegni, loro riuscivano a far sì che tutti avessero la mappa precisa di tutto quello che era stato detto, per parole chiavi e per immagini. Questo è stato un po' una rivoluzione e da quel momento moltissime grandi aziende hanno iniziato a utilizzarlo. Io l'ho scoperto 4 anni fa, ormai. In Italia c'è pochissima gente che se ne occupa e uno dei desideri più grandi con cui io sono qua oggi è quello che a voi venga voglia di fare questo lavoro per aumentare il numero di persone che se ne occuperanno ed è uno strumento che si applica veramente a qualsiasi campo. Viene utilizzato per le convention dei medici, viene utilizzato dalle aziende, viene utilizzato dalle associazioni, viene utilizzato sul territorio con i gruppi che portano avanti i progetti partecipati, viene utilizzato per fare coaching, viene utilizzato per fare gestione dei conflitti e vedremo quali sono le differenze. Sicuramente è, diciamo, alla base di tutto ci sta un racconto visivo. Esistono tre sottogruppi della facilitazione visuale, tre branchie. Uno è il graphic recording, cioè il disegno fatto appunto su grandi fogli o su dei totem, poi vi farò vedere degli esempi, di tutto quello che avviene durante un workshop, un'assemblea, una festa, una riunione con tante persone o anche con poche persone. Diciamo è una specie di riassunto della giornata, racconto della giornata, racconto di tutto quello che è emerso. E questo si chiama graphic recording. Si chiama graphic recording anche in Italia, perché le traduzioni sono un dramma e quindi abbiamo lasciato così. Esiste poi l'illustrazione strategica, che invece è la costruzione di immagini con dei gruppi, che possono essere gruppi che si occupano di progetti sul territorio, possono essere gruppi che si occupano di progettazione e strategie aziendali, possono essere gruppi che si occupano di cercare modi per lavorare meglio tra di loro, può essere qualsiasi cosa. In questo caso non c'è una persona che disegna, ma tutti insieme si costruisce l'immagine che si vuole rappresentare e che ha uno scopo, e di solito serve a veicolare un messaggio ben preciso, non un messaggio pubblicitario, ma proprio la strategia, come si sta sviluppando, quali sono i suoi passaggi, quali sono gli step che si sono fatti e quelli che si vogliono portare avanti. Questo vedrete è molto utile quando si lavora con le persone, magari le persone non sono sempre le stesse, perché permette ai nuovi che arrivano di infilarsi nel processo senza dover ricominciare tutte le volte da capo. La terza possibile, diciamo, diramazione è quella della facilitazione visuale vera e propria,
e si usa in aula, si usa con i gruppi quando si cerca di facilitare un processo e utilizzarlo all'interno di strumenti che già esistono. Non so se voi conoscete il WordCafé, per dire, alla fine del WordCafé c'è l'harvesting e l'harvesting viene fatta visualizzando di solito. Questo viene applicato adesso anche in alcuni posti all'open space, viene utilizzato su molti strumenti e quella è proprio facilitazione. Serve per fissare alcuni concetti o alcune situazioni o alcune decisioni prese, alcune azioni che si vogliono portare avanti cercando di arricchirle visualizzandole il più possibile. Diciamo che la gestione visuale e creativa dei conflitti rientra un pochino in quest'ultima fascia e in questi giorni approfondiremo questa. Poi se volete, prima o poi anche il resto, insomma un po' per volta. Mi spiace perché stamattina sarà molto, molto tecnica, nel senso che ho bisogno di darvi delle basi uguali per tutti sui disegni. Dopo passeremo a questioni un pochino più di contenuto e di metodo. Ci siete con le vostre carte d'identità, tutti quanti? Ciao, come stai? Vai, prenditi un foglietto, un pennarello. Ho chiesto a tutti... È grigio, vero? E quello sì, occhio che lui si espande. Attenzione ai pantoni che, come vi dicevo, si espandono e sono colori chiari. Ci siamo perché non possiamo stare tantissimo sulla carta d'identità. Allora, vi chiederei uno per volta di alzarvi e raccontarci. Chi ha già finito? Chi è pronto? In questo caso forse sarà di là. Dove? La telecamera. Lì. Penso, sono un po' di qua, un po' di lì. Dove? No, qui è lì. Qui è lì. Ah, perfetto. C'è qualcuno che ha finito? Vabbè, io mi finito, va. Vai! Io mi chiamo Angela, lavoro con le persone, mi aspetto imparare a comunicare con maggiore chiarezza e semplicità. Perfetto. Questo adesso, se troviamo un pezzettino di scotch, guarda, lì c'è un po'. Volevo fare una sciarpina gialla, però. Allora, fatti la sciarpina gialla e poi la appendi dove vuoi. Sopra il calorifero, ti. Allora, io sono Daniele, ho insegnato qui. Tra gli oggetti sono quelli che uso più di frequente, perlomeno nelle attività che faccio, sia lavorativamente che nel. Me lo fai vedere anche? Lo fai vedere anche a loro? Il taccuino con la penna, insomma, per annotare, e il telefono e il computer che sono quasi di uso quotidiano, con le frecce che indicano poi l'output che dovrebbe essere l'utilizzo, che dovrei fare delle nozioni che imparo. Perfetto. Dove vuoi, se lo appendi? Magari non su muri grandi dove possiamo appenderci a disegnare, ma su quelli un pochino più piccoli. Qualcun altro che ha finito? Finito. Vai, fai vedere anche a loro. A me e a loro, a tutti. Yeah. Sì, yeah. Sei tu. Yes. Sei proprio tu. Sono sì, sì. Mi chiamo Micaela, sono spettinata, faccio teatro, insegno teatro, movimento, perché sono qui per curiosità e per imparare nuovi strumenti. Perfetto, grazie. Vediamo se intanto arrivano anche i Twitter loro da casa. Purtroppo non c'è campo. Sono qui per imparare cose belle e come professione lavoro con i ragazzi. Foto? Perfetta. Lei. Sono Giulio. Anch'io lavoro col teatro, la musica e sono, diciamo, un aspirante facilitatore. E si vede con molta barba, Giulio. Mamma mia! Si vede con tantissima barba. Era il pennarello grossissimo. E sono qui per crescere e acquisire nuovi strumenti per comunicare e facilitare. Purtroppo Twitter non va. Ci proviamo dopo. No, metteteli sulle paratine più piccole perché poi vi dovete appendere a disegnare, ho paura che non ci state.
Melania, mi sono disegnata come vorrei vedermi oggi. Bellissima! Con sorridente e con tutti i riccioli fluenti. E con l'orecchino che non sei messa, però, perché. Esatto, e non verde. architetta e facilitatrice, vorrei imparare di più a disegnare e a utilizzare il segno e il disegno nella facilitazione. Ok. Ciao mamma! Come si fa a dire ciao mamma? La mamma la fare quello. Non perché quello è il punto. Qualcun altro? Io. Vai. Sono Mari. E con vari interessi cerco di arricchire la mia vita. Mari ti vede un po' punk, con i capelli dritti verdi. Sì, sì, dove posso ringiovanirmi ci metto tutto là. Bellissima. Anche se accetto la mia età. Ma... Allora, con vari interessi cerco di arricchire la mia vita e perché sono qua spero di apprendere modalità nuove di comunicazione. Perfetto, grazie. Siete tutti in fila, bellini. Mari, vai ad appendere. Sono Maria, attualmente sono mamma e moglie. E comunque vorrei imparare a disegnare visto che questo è un mostro. Ma un po' Wonder Woman. E comunicare. Perfetto. Okay. Anche tu. Questo lo passiamo al prossimo. Sono Nina. Faccio laboratori di teatro, un po' di danza, un po' di circo e lavoro per un centro culturale. E sono qua perché secondo me, anche per me, visualizzare le cose mi aiuta molto a capire e per togliere un po' i pregiudizi anche disegnando, scrivendo creativamente, diciamo, e usando questo nella quotidianità e nel lavoro. Perfetto, grazie. Io sono Francesca e questo è il mio disegno e mi occupo di sostenibilità. Lei ha fatto una crostata spettacolare che voi non vedete, ma è spettacolare. Ok. E mi occupo di sostenibilità ambientale e umana e questo percorso di facilitazione io lo faccio per cercare nuove strade per andare verso quella direzione. Grazie. Ciao, sono Gianluigi. Io mi sono disegnato un po' assente, non so. Evanescente, come dire. Sì. Però sei tu. Sì, molto, con la parrucca. mi occupo di media communication, faccio il videomaker e sono qui per conoscere e sapere di più. Grazie. Io ho fatto una furbata perché non so disegnare, o perlomeno credo di non saper disegnare, quindi ho disegnato un occhio perché mi piace, sono in un momento in cui sto esplorando. Quindi tanto adesso entro un'ora ti faccio disegnare la stessa altra volta, quindi ce la possiamo fare. Oddio. Io lavoro nel teatro, mi occupo soprattutto della parte organizzativa e progettuale e sono anch'io un'aspirante facilitatrice. E sono qui perché mi piacerebbe imparare a progettare attraverso immagini invece che con le parole. Benissimo. Sono Michela. Ciao. Sono qui perché mi piace tutto questo, mi piace il bello, mi piace imparare dal bello e trasformare tutto in qualcosa che ci faccia stare bene. E mi piace osservare, mi occupo di comunicazione multimediale, video, fotografia, immagini, tutto ciò che riguarda la comunicazione. Da sempre lavoro con le immagini e quindi vai, ho scoperto questa cosa e mi piace. Sì, sì. Chissà, ok. Perfetto. Grazie. Foto? Un gatto. Non hai baffi tu? Dai! Ciao, sono Anna Maria, vivo a Celle Messapica, mi occupo di giardinaggio, i miei 4 cani, cucina, arte, pizzica e studi, tra virgolette, spirituali. E sono qui per soddisfare la mia curiosità perché non so di che si tratta. Perfetto. Qui tra Mari, Maria, Anna Maria, oggi impazzirò. Ciao a tutti, sono Marianna, mi occupo di formazione aziendale,
Io voglio conoscere meglio la facilitazione visuale perché ho già avuto modo tramite il nostro laboratorio di conoscere Sara, ne sono affascinata e quindi voglio utilizzarlo, cioè voglio proprio imparare a usarlo per focalizzare i pensieri, tutto quello che insomma la mente macina, diciamo, ecco. Certo. Ok, questo è, non so se si vede, ok, si vede, perfetto, è lui. Sì, mi occupo di comunicazione e altre quattro cianfrusaglie, vorrei fare il mantenuto, non mi chiamo Maria, ma si vede che da qualche parte, Aldo, ecco lì, quello viola, in alto a sinistra, arancione, e poi c'è una parte stay human, rosa, mi hanno passato un pennarello che non funzionava bene, grazie. Anche nel tuo caso non sporare di evitare il disegno del tuo viso. Questo è il... Abbiamo finito? Tutti? No, lei. Vai. Vieni. Dulcis in fondo. Sono Manuela, lavoro con i bambini e sono qui per cercare di imparare a comunicare meglio sia con i grandi, ovviamente in particolare con i più piccoli. Perfetto. Ovviamente aspettiamo anche i vostri via Twitter, sperando poi più tardi di riuscire a connettersi perché ora non c'è campo. Io mo vi riempio di mie carte d'identità, aspetta che adesso ve la faccio, prima vi spiego due o tre cose. Tornate pure a sedervi che sembrate in castigo. Seduti. Anzi, come si dice dalle mie parti, sembrate in prestito. Mettetevi pure seduti. Prendetevi un foglio A4, fatevi girare i fogli A4. Qui c'è un altro tavolo. E io intanto... Ciao Sara. Ma ciao, bellezza. Dopo che siamo dunque arrivati. Siamo arrivati... Prendetevi un foglio A4 e sedetevi. E dopo vi facciamo... Tu non sperare di andartene, ma ti vai a sedere e disegni anche te. Ma sempre così deve fare lui. Non mi piace questa cosa che la gente disegna. Me ne devo andare. Non mi siamo in streaming, tu lo sai, siamo in streaming. Ciao Serena. Tutti questi colori, Giorgio. Lui se ne va, però lei invece resta. Ahimè, e tu quando torni occhi. Disegnerai? Tornerai prima o poi? Cosa non lo so. Cosa lo so io? Disegnerò delle tu non ti preoccupare. Ma amore, decidi tu, tu sai il B&B, qual è? Sant'Anna. Sant'Anna, lo so io. Facciamo che mi fermo fino all'ora di pranzo. Ok, dai, allora prenditi un foglio A4 e vatti a sedere. Anzi, vieniti a sedere perché sarete qua. Sì. Allora, fino adesso ho chiesto di fare la loro carta d'identità e dopo se ci fate anche la vostra, scrivendo chi siete, facendo un vostro disegno della vostra faccetta e mettendoci chi siete, cosa fate, cosa vi aspettate da queste giornate. E poi lo appendete là. Possiamo soffrire. Assolutamente. I bicchieri sono di mais. Prego, accomodatevi chi non la fa. Ciao, benvenuta Sara. Piacere. Vediamo con questo. Vi sedete con un foglio A4, sì, sì. Allora, intanto mi chiedevate la mia carta d'identità. Facciamo subito. Tutti sono perfettamente informati su tutto. Sì, sì, sì. Ce l'abbiamo tutti. Grazie, ora stanno parlando che la presentazione di sì, 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 sì. Se fosse che sono a questo. Va bene, la mia carta d'identità mi è stata chiesta. Sono io.
Ok, poi dopo. Aspetta che l'attacco allora. Lascia come l'attacco io. Allora, partiamo da una cosa fondamentale. Per poter disegnare si deve saper scrivere. Sembra strano, ma è così. Di solito si procede al contrario, da bambini ci si esprime per disegni. Adesso vi alza una palla, tranquilli. Se no posso andare più in lì? Ma mi metto in mezzo? No. Scusate, c'è lo streaming che mi emoziona. E allora, da bambini ci insegna, cioè, si inizia disegnando e quindi tutto quello che si vuole comunicare lo si comunica disegnando, e crescendo invece pian piano si perde un pochino questa capacità di disegnare o questa voglia di mettersi a disegnare, si pensa che sia una cosa stupida e quindi si passa a scrivere. In questo modo però noi alleniamo tantissimo la parte sinistra del cervello, che è la parte della logica, e impariamo a ordinare le cose, a esprimerci in modo corretto, a classificare tutto quanto, a schematizzare, a sintetizzare, eccetera, eccetera, che è importantissimo. Però abbiamo anche la parte destra del cervello che si atrofizza così, perché è la parte della creatività, del colore, delle immagini, è la parte appunto del disegno. Ora noi cercheremo di utilizzare il più possibile la parte destra del cervello, cercando di rubare cose dalla parte sinistra. Quindi il primo esercizio che vi chiedo di fare è intanto scrivermi il vostro migliore alfabeto maiuscolo e minuscolo. Non importa se in stampatello, in corsivo, in blocco, come vi pare a voi, però il vostro migliore alfabeto maiuscolo e minuscolo. Il più bello possibile, quello che ti riesce meglio, che ti piace di più. Come volete voi, ma maiuscolo e minuscolo, anche corsivo, come scrivi meglio tu, quello che ti viene meglio. La facilitazione visuale, vi dicevo, comprende i disegni e le parole chiave che spiegano i disegni, per cui scrivere è importante. Come ti pare a te? Come vuoi tu, il tuo migliore alfabeto, quello che ti viene meglio. La forma della lettera. Quello che, con cui tu ti senti più a tuo agio, quello che lo scrivi e dici: oh, come ho scritto bene sto giro. Così. Anche a casa stessa cosa, disegnate e scrivete i vostri migliori alfabeti. Sarò la tua. No, quando ti tocchi la collana, zompa il microfono. Oh, scusami, non toccherò mai più la collana, che mi dimentico il microfono. È automatico. Ok, va benissimo. Puoi metterla anche più volte, certo. Io volevo prendere un foglio appena. Bravissima. Intanto abbiamo qua Grazia, che è una consulente familiare ed è qui per conoscere meglio se stessa e mettersi in gioco, capire avere, e sviluppare curiosità. Eccola qua. E questa adesso andiamo ad appendere. Aspetta che non so dove lo scotch. È là. Bravissima, grazie. Fallo sotto. Ci siete? C'è qualche lettera che vi piace particolarmente, che volete venire qui a far vedere a tutti? Perché vi è venuta veramente bene? Quando scrivete queste lettere, vi sentite a vostro agio? No. Io sì, gli altri corsi no. Così. No, poi per voi. Ho stampato lì. Ok. Ce n'è qualcuna che vuoi far vedere a tutti quanti?
in mondovisione, perché abbiamo questo... Qual è la tua preferita? Allora, preferito sicuramente corsivo. In assoluto... Non lo so. Allora, facciamo una cosa, io vi dico, siccome siete in tanti e adesso non sarei per ogni cosa che fate a farle vedere tutte quante, magari tra un po' rifacciamo un giro, vi dico di iniziare a cerchiarvi le lettere che secondo voi vi vengono meglio, in maiuscolo e in minuscolo, un po' le vostre preferite. E poi vi spiego due cose importanti da tenere a mente. La prima cosa è che se state scrivendo per voi stessi, quindi su un formato come questo, si chiama fare sketchnoting, prendere appunti per se stessi, in questo caso va benissimo scrivere piccolo, perché il foglio è quello che è, e tendenzialmente impareremo in questi giorni che più informazioni riusciamo a fare stare in un foglio solo, e meglio è, perché riusciamo a visualizzare la completezza delle informazioni senza dover sfogliare. Se però dovete scrivere perché qualcun altro lo possa vedere, la dimensione minima dei caratteri deve essere 2,5 cm. Così. Non più piccolo di così. Perché è impossibile leggerlo se si ha 3 metri di distanza, se no diventa complicato. Soprattutto se si usa... Perfetto. Soprattutto se si usa il corsivo, perché il corsivo è molto bello, molto elegante, però lega le parole e quindi a volte si vede una lettera e se ne percepisce un'altra. Soprattutto se come me da lontano non si vede un accidente. Sono bravissima, mi sono tenuta al pelo, voi ogni tanto sgomitate se mi sta per partire una parolaccia o... Lo streaming mi imbarazza, mi inibisce. Allora, altra cosa importante da tenere a mente, le lettere vanno chiuse. Molti fanno la B che però non si chiude, o la G, insomma, o la O che non chiude. Bisogna chiuderle, non ci devono essere spazi aperti. Quindi se avete lasciato aperta qualche lettera, chiudetela. Scappa, se no. Scappa l'anima della lettera. No, è che se no, di nuovo, da lontano non si riescono a distinguere. Una C e una O aperta diventano difficili da distinguere. Tenete presente che voi scriverete con caratteri normali anche se state visualizzando per un gruppo di giapponesi, e per loro deve essere molto chiaro che lettera state scrivendo, perché già fanno uno sforzo in più per leggere. Voilà. Ok, adesso passiamo, complichiamo un attimino le cose. Vi dà fastidio il vento che vi scompiglia i capelli qui davanti? Uno dice vado in Puglia che fa caldo, era più caldo dalle mie parti. Allora, vi accendo una luce? No, abbiamo le finestre. Ok, adesso facciamo un altro esercizio. Silenzio che c'è lo streaming. Sento un tutto. Allora, c'è una differenza importante tra scrivere al computer e scrivere a mano. Sicuramente al computer è più nitido, sicuramente ci sono miliardi di font, però anche a mano si possono usare miliardi di font. Potete ispirarvi a qualsiasi font vi piaccia e esercitarvi a scrivere in un modo diverso. Su questo veramente non ci sono limiti, si possono utilizzare tutti i caratteri che volete. La differenza qual è? Che voi potete trasmettere delle emozioni anche solo scrivendo una lettera. Sembra strano. Però adesso ci proviamo, vi faccio una specie di dettato, si faceva alle elementari, di lettere. Le dirò con dei toni di voce diversi e l'invito è quello a scriverle come io le dico, cioè facendo percepire con che tono le ho dette. Questo perché? Perché se voi state prendendo appunti su quello che una persona vi sta raccontando o che un gruppo vi sta raccontando o sta condividendo, il valore aggiunto dell'utilizzare la visualizzazione è che per chi non è presente e lo vedrà dopo, potrà cogliere anche l'atmosfera, le emozioni, quello che, l'energia che si era generata in quel gruppo. Cosa che invece, se voi scrivete al computer il report della giornata, non si riesce a trasmettere, a meno che non diciate c'era una bellissima energia, c'era un'atmosfera incandescente, c'era... No, cosa è successo? No, prendo appunti. Un bellissimo quaderno. Un bellissimo quaderno. Ok, allora partiamo col dettato. Pennarelli, via, pronti? Penne no, è partito. Ma che penne, pennarelli...
è sempre grande, una cosa grosso. Scriviamo sempre le parole o le lettere? Se io vi dico solo lettere, per okay. cui va bene. C'è poco da fare, okay. non potete fregare. Pronti? Devo essere con la regola degli 10 centimetri e mezzo. Con le regole, facciamo le belle grosse stavolta, tanto sono 4 lettere. Mi raccomando, concentratevi sullo splendido tono che io userò. No, tranquilla, puoi anche non correre. Ginnastica l'abbiamo fatta prima, voi vi siete persi la ginnastica. Ma la rifaremo. Sì, 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 perché adesso siete seduti, ma tra poco iniziamo a disegnare in piedi, dopo un po' cede la spalla. Ok, allora, io inizio? Vado. Che sto casino? Avete agitato tutti? Siete pronti? Ok. Vado. Vado? Vado. Una lettera? GFP. Oh. Q. Ok, è un dettato. R. R. No, una volta sola. Z. Direi che può bastare così. Ok, cosa, che trucco avete usato per scrivere le lettere in modo da restituire? Uno per volta. Del tuo tono di voce, quindi ad esempio la R mi dava una sensazione quasi di represso, qualcosa, quindi ho cercato di stringere le lettere. Z invece era bella. La Q mi ha dato un po' di senso di squillante, quindi... Allora io partendo dalla A ho messo un sacco di A con i puntini, più lunga la facevo, più mi dava questa sensazione, sì. Poi a differenza sua la R mi sembrava una cosa molto simile pacata, quindi ho fatto una R un po', certo. Sì, la Z squillante anche, e la O e la Q le ho fatte piene, non so perché, in base alla tonalità di voce. Perfetto. Io, in base all'emozione che mi dava, ho usato o la dimensione, quindi più piccolo, più grande, o ho cambiato o corsivo, ma ho stampato, o i segni, non so se si potevano usare, non si potevano usare, ah, va bene. I punti esclamativi, quindi dimensione e scelta del, come si dice? Del carattere, no, della corsivo stampato, come si... Ok, corsivo stampato, del font, diciamo. Del font. Allora, dunque io ho fatto la A crescendo graficamente perché mi pareva crescesse. Ho usato una virgola forse sbagliata. Ma no, dai. Chiedo scusa. A tutti a casa. GFP mi è sembrato perentorio, dunque l'ho logotipizzato GFP. O lunga. Q mi sembrava il punto della O, dunque l'ho fatta appunto, ho fatto il punto della O. R. Con una gamba molto ammosciata, diciamo una Z, siccome l'hai allungata la A, ho allungato la Z. Perfetto. Qualcun altro che vuole raccontarci come ha fatto? Allora, siccome abbiamo un problema di telecamere, se volete venire di qui. No, vengo io di lì. Veniamo noi. Vado a vedere. Ma io, ad essere timidi qua. Io non ho usato nessun metodo, ho fatto quello che mi sentivo di fare. La A era così un'esclamazione e doveva darmi il senso dell'eco perché era urlata. Sì. Questa era Anche perché di qua si sente un po' con l'eco. Si fa l'effetto. GFP era quello, schematico. Oh, era bello, era così, come un bambino che diceva, oh, mi è piaciuto. La Q aveva quello squillante che mi dava il ricordo. La R, poverina, non...
doveva essere un pochino al suo angolino, e la Z, fiera di essere Z, ha avuto il suo perché. Perfetto. Qualcun altro? Senza timidezze? Basta, più o meno questo. Perfetto, allora adesso passiamo... Scusami, io... Adesso passiamo a scrivere la parola acqua come se fosse bagnata. La parola acqua come se fosse bagnata. E la parola vento come se fosse ventosa. E la parola sole come se avesse caldo. Lo so, sembra di essere tornati all'asilo, portate pazienza. No, questa è molto cogliere l'essenza. Vedrete che poi tutto torna. Torna alla fine delle tre giornate, quindi insomma. Ci vuole costanza. Mi raccomando, ecco, sì. Acqua, vento, sole. Sì, sì, potete prendere altri fogli e usarli dietro, sì, però lo usate dietro. Che non vuol dire disegnare il sole, la goccia d'acqua e il soffio di vento, attenzione. Dovete usare i caratteri in modo da trasformarli. E io mangio un pezzo di torta nel frattempo. Ti è? Si può mangiare la torta in streaming? No, eh? Vabbè. Purtroppo non la vedete tutta intera, aveva un sole disegnato sopra e quindi mi sembrava il momento ideale per mangiarla, ma vabbè, io sono unconventional. Il sole come deve essere soleggiato? A caldissimo, si tiene caldo da solo. Gira. Vi ricordo che 2,5 cm sono così. No, qui sono 5, però. Così. Da casa si vede più piccolo. Ok, qualcuno che prima non ce l'ha fatto vedere, ci fa vedere come ha fatto a bagnare l'acqua, a scaldare il sole, a smuovere il vento? Alzati, ti vogliono vedere da là. Tanto io mangio. Ma in realtà sì, ho cercato di fare, mi è venuta una scrittura che fosse proprio fluente, come acqua. Ho scritto acqua senza C. Laureato in lettere. Laureato in... È preso dal farla bagnata, non c'è. Perché si blocca acqua, capito? Invece acqua. Sì. La C è andata a fondo. Grazie. Ma la C è solubile. Sappiate che non ci sono errori in questo lavoro. La vitamina C è solubile. Tutto è permesso. Stiamo parlando. Voi non è che perché siete là in fondo non dovete farci vedere le cose che fate. Vai. Sempre qua davanti. Ah no, sì. La mia acqua è come fossero bolle di acqua, che quindi ho voluto dare il senso dell'acqua che fa dondolare le lettere, il vento che le sta spingendo verso di là e il sole è bello fermo, lo volevo caldo. Però non ha caldo. È arancione, però doveva essere più grasso, sì, era più grande. Perché ha fatto il sole che ha caldo. Però è un sole d'autunno. No. Però non è un sole. Tu hai barato. Mi è secco, si è asciugato. Si è asciugato da tanto caldo aveva. Il sole chi l'ha spento. Vieni a farci vedere. Facciamo.
Nina. Nina è fantastica perché rimbalza quando ci fa vedere le cose. Lei rimbalza. Rimbalza, sì, perché mi sento in imbarazzo. No, per l'imbarazzo. L'acqua l'ho fatta proprio... proprio che le lettere mi davano di si sciolgono. E il vento che viene portato, quindi la T, la E e la T soprattutto sono molto lunghe, e il sole poi ha cambiato pure colore, ha preso un bel giallo arancione molto presente. Il sole che è caldo. Assolutamente. Grazie, vai. Banale da ricovero. Sì, sì, la peggiore. Acqua normale, non sei quello. Vediamo se vento normale, sole sottolineato, stampato. Vai là, vai là. Allora, la disubbidienza, dobbiamo allenare la parte destra. Non ce l'ho. Strappando le cose da quella sinistra. Qualcun altro? Bando alla timidezza, va tutto bene? Noi scherziamo. Aldo, vogliamo vedere il tuo. C'è Aldo nell'angolo, aspetta, che Aldo non si vede. Aldo. Guarda il suo pensiero. Vieni. E vai. Piazzati sotto la videocamera. Sì, l'acqua c'ha la barba. L'acqua la barba e... niente, è abbastanza disperato. Il vento abbiamo deciso che era così veloce che è volato via. Qualcun altro? No, io lo faccio però è orrendo. Io lo faccio però è perfetto, lo diciamo noi. Sono qua a posto, sono la maestra. Allora, io avevo pensato. Solo l'hai copiato da Aldo. No, no, l'hai lui copiato da me. Vabbè, vedi. Ho fatto prima io. Allora, intanto... ho capito dopo che dovevo farlo più grande. Allora, sia per l'acqua, per il vento e per il sole ho pensato alla cosa in sé. Quindi l'acqua gli volevo dare il movimento dell'acqua con le ondine. Il vento, siccome c'è il vento, allora il colore se ne va da questa parte. E il sole lo volevo fare rotondo con tutto il calore che saliva. Perfetto. Però vabbè. Perfetto. Allora... abbiamo imparato due cose, non ve ne siete accorti, ma abbiamo imparato due cose. Abbiamo imparato che una parola può contenere l'emozione di chi la sta dicendo e una parola può contenere il suo significato proprio, ok? E queste due cose sono molto diverse. È molto diverso voler comunicare il significato vero di una parola, tipo... sto parlando di, non so, di felicità, ok? È molto diverso voler rappresentare la felicità ed è molto diverso invece rappresentare come io sto parlando di felicità, perché magari sto dicendo non riuscirò mai a raggiungere la felicità e l'ho detto con un tono talmente piatto e moscio che di felice non ha niente. Allora, quello che vi chiedo di fare da qui in avanti in questi giorni è cercare di dare alle parole che sceglierete di scrivere e non di disegnare, perché ci saranno alcune cose che disegnerete, altre cose che scriverete, quelle che deciderete di scrivere devono essere piene di significato, o del loro significato vero o del modo in cui sono state usate. Devono trasmettere qualcosa queste parole. Perfetto. Ora facciamo un altro dettato, poi la finiamo, prometto che... No, 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 nessun disegno per ora. Siamo sempre fermi al lettering. Tranquilla che poi disegnerai fino a sfinirti. Certo, certo. Ma certo che si può. Allora, prima vi ho fatto un dettato di lettere, ora vi faccio un dettato di parole. L'invito è quello a rappresentare queste parole con il tono con cui io le dico e non per quello che loro significano veramente. Perché soprattutto noi in italiano utilizziamo spesso modi di dire o doppi sensi o scegliamo un tono che dice qualcosa di diverso dalla parola stessa, quindi è utile imparare a farlo, a rappresentarlo. Ok, siete pronti? Quindi no. La stessa cosa che prima abbiamo fatto con le lettere da sole, lo facciamo con delle parole. Però non come per acqua e sole e vento,
in cui vi ho chiesto di rappresentare l'essenza della parola, vi chiedo di rappresentare il mio tono. Aspettate che devo trovare le parole. Non ho parole. Ho perso le parole. Ok, allora andiamo. Parto. È successo. È successo. Che è successo? Ho ragione io. Sì, vabbè, ok, hai vinto tu. Ok, hai vinto tu. Morte! Morte! Felicità. Felicità. Determinazione. Ma quale grinta? Può bastare. Ma quale grinta? E ora via a farci vedere cosa avete combinato. Chi ancora non ci ha fatto vedere nulla, per favore, si mobiliti. Purtroppo, per chi a casa ci sta mandando i Twitter, e io spero lo stiano facendo, li scarico tutti a pranzo perché qua non prende, per cui però dopo vi diciamo. Ok? Ci siete? Sì. Qualcuno che voglia di raccontare a tutto il mondo? Difficile. Difficile, vedrai che ti combino dopo. No, sì, difficile, tanto difficile, tanto tanto difficile. È una frase... È molto più facile a quel punto disegnare, vero? Sì. Sto cercando di portarvi dalla mia parte. No, perché altro il dubbio è, scrivo in quel momento, detto anche una dopo l'altra, il mio cervello era, non era come scrivere, era o faccio il sapotello o faccio il corsivo, che cosa rappresenta di più? Ho cercato di fare, si analizza. Però stavo cercando di capire se lo faccio a stampatello o così. Tieni presente però che una persona che sta parlandoti non fa una pausa ogni parola o ogni lettera, parla. Quindi vuol dire che ancora la parte. E quindi la tentazione è quella di scrivere tutto nello stesso modo. Pian piano vedrai che ascolterai il suono, l'emozione, l'atmosfera e meno proprio la parola specifica, il contenuto. Come quando ascolti qualcuno che ti parla, magari lo sai benissimo, però qualcuno che ti parla in inglese e tu cerchi di capire il senso di quello che sta dicendo, non proprio di ricordarti parola per parola quello che ha detto, la costruzione perfetta della frase. E è un po' lo stesso, pian piano diventerà un po' la stessa cosa. Per cui a quel punto, quando ti parleranno in tedesco, inglese, francese, spagnolo, russo, per te sarà uguale, capirai quello che capirai. È bellissimo. Comunque io trovo utile invece la mettere dentro il fisico mentre anche scrivo. Adesso siete seduti, dopo vedrai che questa cosa diventerà molto importante. Qui se sento un tono subito così calco, cioè mi viene da calcare. Perfetto. Se un tono un po' depresso scendo, cioè alleggerisci il tratto, sì, e sfumi. Vado come no, ma va benissimo. Sì. Allora, che poi voi usiate il corsivo, lo stampato per definire una cosa più decisa o meno decisa, o una cosa più lieve, che voi usiate appunto un tratto più calcato, marcato, più leggero, che voi sono scelte che poi ognuno di voi farà, ok? Che scegliate due colori differenti, che scegliate, tutte queste sono scelte assolutamente giuste, assolutamente lecite, però scelte che vanno fatte. Ognuno di voi però avrà il suo stile e i suoi modi per restituire queste cose. Quello che a me preme in questo momento è che capiate che è importante distinguere
che non è tutto uguale e quindi non si può usare lo stesso. Ciao Fedele, benvenuto. E quindi non si può salutate Fedele. Sembrava un gruppo di autoaiuto. Lui non beve da 3 settimane. Siamo in streaming nel frattempo, Fedele. Mettiti pure le dove. Fedele è un mega esperto di facilitazione visuale, quindi ma gli lasceremo un po' di spazio. Io ho trovato abbastanza difficoltà a scindere l'uso, per esempio, della scrittura, cioè nel non utilizzare la punteggiatura, è una cosa che non. Va bene, si può usare la punteggiatura, non è che non si deve usare. Cioè, non so se è un requisito che può anche essere accessorio, se in realtà. No, è stata inventata perché serve. No, cioè, non... cioè, forse sì, però nella. Nella scrittura pure. Sì. Semplicemente, appunto, ricordatevi di non scrivere tutto nello stesso modo, cioè tutto uguale non trasmette emozioni, non trasmette quali sono le parole o i concetti a cui sta data maggiore evidenza, maggior peso, e invece in un discorso questo va restituito, insomma, importante. Magari di tutto un discorso fatto vi accorgerete che le cose interessanti e importanti erano 2 o 3 che sono state dette in un tono dimesso, perché magari uno non si sentiva abbastanza convinto da esplicitarle meglio o da dirle con forza, oppure sta parlando a nome del suo capo e quindi, insomma, non vuole fargli fare una figuraccia, non vuole dire cose che non sono quelle che sono state concordate, quindi magari lo dice a mezza voce, e invece quelle sono cose che vanno dette, restituite, messe e arricchiscono di molto la, diciamo, l'interazione tra le persone. Per cui pian piano queste cose scoprirete che vi tornano utili. Adesso sono solo dei cenni, ma ora di dopodomani tutto tornerà. Intanto non dimenticatevi nessuno dei passaggi che abbiamo fatto, segnateveli tutti nella vostra mente, poi io entro sera vi visualizzerò tutto quello che abbiamo fatto. Benissimo, adesso prendete invece un foglio più grande e lo appendiamo al muro e vi insegnerò come si appende un foglio al muro, che sembra una banalità ma non lo è. Ne prendo uno. Allora, i fogli grandi sono qua. No, grande allora. Uno per persona e vi mettete in piedi. Iniziamo a capire perché la ginnastica la mattina va benissimo. Prendete 2 pezzi di scotch di carta e ve li attaccate alla mano. Se siete destri alla mano sinistra e viceversa. Lo so. Non vi sto prendendo per deficiente, vi sto solo spiegando. Ragazzi, un poster. Mi rendo conto assolutamente. Poster a testa. Allora io decido che questa è la mia postazione. Questa. Uno a testa. Allora vanno messi compatibilmente col fatto che si possa fare all'altezza in cui voi riuscite a tenere le braccia distese sopra di voi, un po' larghe. Questa è la misura, la diciamo l'altezza a cui bisogna mettere il foglio per poter disegnare comodi. Sta spiegando. No, mi piace un sacco stare così attaccata al muro. Ragazzi, allora mani distese verso l'alto, non troppo tese e non troppo strette davanti a voi, larghe, comode davanti a voi, larghezza spalle, scusate. Ok, a questo punto fissate in verticale uno degli angoli. Tirate e sempre con lo scotch in verticale fissate l'altro, non mettete lo scotch in diagonale che strappa l'angolo. Dopodiché, per chi vuole esagerare, liscia il foglio e ne mette altri 2 sotto, 1 e 2. E il foglio è perfetto. Se si piace sotto fa niente. E no, deve essere dritto. A meno che tu non abbia un braccio più lungo dell'altro, questo è un problema. Dai. Dovunque. No, io c'ho un chilo. E pazienza, non la literale. Poi così non che il foglio che almeno lo vedo.
che hanno lo scotch. Sai che c'è. Oppure fai quello, lo sai quello, uso io questo. Se sono un po' arrotolati, fissatevi anche i due angoli in basso. Cioè, io non ci posso credere che voi siete tutti sciancati così. Ragazzi, dritto il foglio. Che è? Fate un passo in qua e guardate i vostri fogli. Lo scotch non so chi c'è. Se ci sono chiodini sulla parete, bucate il foglio e fatelo venire fuori che almeno lo vedete, perché se lo sto, chi c'ha lo scotch? Beh, io lo faccio per lavoro. Lo scotch? Lo scotch è sparito. Se tu è. E tirate fuori lo scotch. No, metti le braccia distese. Sì, una in questa zona. Buca il foglio dove c'è il chiodo così poi lo vedi. No, vabbè, io sono. C'era una pizza per fare io. No! Tanto non è che dovete fare clip. Adesso vi insegno una cosa. Sono un po' apposta, tu dici, cioè brava. Allora, prendete un pennarello. Questa carta è meravigliosa perché non passa sui muri. Speriamo che i pennarelli scrivano. Lo scotch non in orizzontale, non in diagonale, ma in verticale. Dopo. No. Mi piace, lo so. No, no, va bene, nel senso non lungo e stretto che non tiene niente, non... Tiene di più. Perché orizzontale si stacca più facilmente, diagonale rompe l'angolo. Non per... Ok. Prendete un pennarello. Vi appoggiate con la faccia contro il foglio. E fate un passo indietro. Vi appoggiate con la faccia contro il foglio e fate un passo indietro. Avete tutti un po'? Questa è quella cosa che si chiama panico da foglio bianco. Ma per fortuna i nostri dietro sono disegnati, quindi. E fai un passo indietro. Vieni pure verso di me. Ok. A questo punto voi dovreste riuscire, se tendete il braccio col pennarello, a disegnare col braccio disteso, non col braccio piegato. Ok? È importante che adesso il braccio stia disteso. State morbidi con il corpo. Ragazzi, fate silenzio, se no non sentiamo veramente niente. State morbidi con il corpo, fissate un punto in alto. E piegando le ginocchia lasciate cadere il braccio e fate delle righe verticali, quante ve ne vengono. E via così, quante ve ne vengono. Senza andare fino a terra, piegando, flettendo le ginocchia leggermente qua. Tra un po' le flessioni. Voilà. Perfetto. Adesso in orizzontale puntate da un lato e sempre accompagnandovi leggermente con la flessione delle ginocchia andate di fianco. Da un lato e dall'altro. Cioè state morbidi, insomma, non è che dovete proprio piegarvi, ma state morbidi. Scusami, okay. Fai vedere questo. Attenzione ai muri, ragazzi. Questo di fianco e andate e di qua e vai. Evitiamo di fare. Attenzione ai muri, sono. Ragazzi, dopo domani si ridipinge la sala. Non ce l'ho. Ok. Adesso provate a fare dei cerchi. Secondo una logica a caso. Con degli piccoli, grandi, no, dove volete. Finché non vi viene il cerchio perfetto. Braccio teso, da un lato, dall'altro, vanno chiusi, piccoli, poi più grandi, poi grandissimi, poi piccolissimi. Sì.
E poi la spirale, puntate al centro e fate una spirale. Puntate al centro e fate una spirale che va verso fuori, da piccola diventa grande, e poi da fuori che va verso il centro. Ora, questa cosa, per dirvi che non sono precise queste cose che avete fatto, ma non è un problema, rendono assolutamente l'idea di righe verticali, orizzontali, cerchi e spirali. Tutte le forme che voi potrete disegnare in futuro contengono queste forme, queste cose qua, linee, cerchi, spirali. Tutto il mondo si riconduce a queste cose qua. Quindi, benissimo, avete imparato a disegnare qualsiasi cosa. Detto questo, l'invito è quello, quando dovete fare delle cose, delle forme il più possibile perfette, ma insomma non eccessivamente perfette, non stiamo facendo un corso di arte, stiamo facendo un corso di visualizzazione, quindi non ce ne frega niente, non disegnate vicini, perché vi trema la mano, prendete tutte le imperfezioni del muro. Fatelo serenamente accompagnandovi con tutto il corpo. Ok? Cioè non tenete il braccio piegato tutto teso. E agli ossicini, no? Vabbè, insomma il teschio, la morte. Oppure, che so, il fulmine per l'energia. E lo smile. Agli emoticon ci arriviamo dopo, c'è tutto un capitolo. Oppure, aiutatemi. Va bene, la macchina per la velocità, eccetera, eccetera. Adesso io vi chiedo di trovare, ognuno di voi, 5 parole. Le sue 5 parole che per lavoro, per piacere, per sua abitudine utilizza di più e provare a rappresentarle con un'icona. Ok? Un'icona? Sì. Ma l'icona deve essere riconoscibile da tutti. Si deve capire che rappresenta quella parola lì, poi che sia riconoscibile da tutti, va bene. Ve la insegniamo. Comunque parole non ha tutti. Quello che ti pare. Una parola è un sostantivo, un aggettivo, un verbo, quello che vuoi tu. Però le 5 che utilizzi di più o che sono più tue o che ti serve rappresentare più spesso per spiegare qualcosa a qualcuno. Dai, forza. Senti, le icone si fanno le più vicine? Le potete fare vicine e le più vicine, però state sempre attenti a non forzare troppo il muscolo. Quando il muscolo va in tensione vi stancate. Scriviamo anche la parola di fianco. No, proviamo a fare solo le icone. Mettetele, cioè non so, non occupate proprio tutto il foglio, magari state in metà foglio, perché non abbiamo tanta carta. Scusami, potremmo scrivere sia la parola che l'icona? Solo icona, solo l'icona. Le 5 parole che tu usi di più, che ti rappresentano, che ti serve di più rappresentare per il lavoro che fai, eccetera, eccetera. Intanto io mi rimetto qua e vi faccio un'altra roba. Giulio fa le spremute. Mi sto dando un altro sbagliato, scusate. Cinque, sai, quelle che ti vengono.
Sai che ore sono? 11:15. Va bene, se ne vengono meno di 5 non importa, insomma, quelle che sono le vostre parole. E dopo le vostre parole, quando avete finito, fatemi un cenno che invece ve ne do qualcuna io. Anzi, me ne faccio suggerire da Fedele. Vai con 5 parole difficilissime. 5 parole difficilissime. Astratte. Astratto, concrete, come ti vengono? Le prime 5 che ti vengono. Però diciamo dei concetti. Adesso Fedele vi dice 5 parole, disegnate quelle 5. Un secondo. Aspetta, quando hanno finito loro, pezzo. Sì. Diteci quando ci siete. Sì. Ah, qualcuno si può. Ma molto difficili. Molto difficili, è certo. Se no non li mettiamo alla prova, questi ragazzi. Poi una volta io vengo e voi mi insegnate la pizzica. Lei mi insegna la pizzica. Qualcuno mi insegna la pizzica. Dai. Quelle che usi di più per la tua vita, per il tuo lavoro, per quello che fai adesso. Non esagerare. L'ultimo è cattivissimo. Perfetto, perfetto. Sinestesia non so neanche se sanno cosa vuol dire. Poi io. Cazzo, cazzo. Resilienza no. No, no, ce n'era di peggio, c'era di peggio. Ho chiesto a Fedele perché sapevo che avrebbe scelto delle parole perfette. State facendo un toto, che cosa hai disegnato? Non so come si possa. Bella, no, perfetto, però sono queste quelle che poi loro fanno fatica a rappresentare. Certo. Ok, ci siete? Pronti? Sì, perché chiacchierate, quindi ci siete. Ok, ascoltate Fedele ora, una per volta, no, una per volta. Allora, la prima è felicità. Felicità per chi è a caso, che è a casa che non sente. Bellissima, molto bella come la rappresentano, la felicità. Felicità. Cambia colore e fallo nello stesso foglio di fianco, nei buchetti. Dobbiamo fare la felicità? Sì, un'icona per felicità. Non un dipinto, è un'icona. Mm-hmm. Vai, la seconda. Allora, la seconda è... Scusate, no, 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 prego, prego. Anche molti avevano finito, pensavo. Pronti? Vai, vai, no, un attimo che devi fare la felicità. Sì. Vado. Vai. Stavo aspettando il via. Conflitto. Conflitto? E questa fatela bene che ce la portiamo avanti 3 giorni. Un cacchio.
prova? Così come te lo immagini. Conflitto, ce l'avete fatta? Ok, poi? Questa è cattivissima. Vai. Implosione. Bello, vai, implosione. Giorgio, facci sognare. Implosione, gliela ripeto io, se no. La terza parola è implosione. È il contrario dell'esplosione. Sì. È il contrario dell'esplosione. Ok. Bravissimi. Allora, la quarta parola è artificio. Artificio. Non lo so, io non lo saprei fare. Artificio. Cosa di artificio? Questo è proprio. Quando siete pronti ditemelo, eh?
Adesso vengono di qua a presentarli. Sì, 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 li mettiamo qua davanti. Metto in ordine perché sennò poi non li ridistinguiamo più. Lascia, lascia, li metto io. Poi andate avanti, sì, sì, tranquilli. Thank you.
capisce. Tavole e mostriamo queste due tavole e poi si fa la pausa pranzo. La pausa pranzo finirà alle 2:30, cioè riprendiamo lo streaming alle 2:30, non alle 3. Ah, facciamo prima? Sì, così riusciamo a fare un pezzo in più. Siete pronte? Allora, adesso una squadra per volta. Presenta la sua tavola a tutto il mondo in streaming e anche a noi. La possiamo di qua? Sì. Ma doveva riprendere alle 15:30? No, doveva riprendere alle 15, in realtà riprende alle 14:30. Vedi che anche lì volevano fare la cornicetta subito. Dopo faremo le cornicette, ora vi spiego, è un pezzo che facciamo adesso. Quale gruppo comincia? Questa è la parte noiosa, purtroppo va fatta, ragazzi. No, poi dopo c'è il tempo. Ci vuole pazienza, la parte noiosa è fatta. Allora adesso microfono alla mano. Scegliete un portavoce per squadra e due veline che tengono il segno. Un portavoce e due veline o velini, come vi pare a voi. Qua c'è il microfono e raccontateci che cosa avete. Melania? Chi è il portavoce? Niki, io e te che siamo quelle che ci siamo divertite, le veline. Allora, le veline vengono davanti alla telecamera, io mi abbasso che tanto non che sia alta, però. Però i tacchi oggi. Mondovisione e uno speaker, uno che racconta. Quella ragazza che si è sentita lì. Quella lumaca è stupenda, c'è una lumaca bellissima lì. Vai. La parola di Giorgio. Ah, sì, bene, sì, okay, vieni. Giorgio, vai. Passo sotto. E voilà. Giorgio, vai. Meglio di te, mi raccomando. Non le spalle alla telecamera come. Scusa, datemi la. La star che c'è in te. Vado di là. Conosco. Ti scusa. Tengo io il cartello. Lei sorrida, signorina, sorrida, continua a sorridere. Salve dal pubblico a casa, sarò breve. 13 anni fa conoscevo... Allora, dunque ragazzi, noi siamo convenuti, siamo partiti dal concetto dell'uovo di Pasqua sotto l'albero di Natale. Come ti senti? Strano. Quindi, da questo uovo di Pasqua molto strano, siamo partiti verso una strada che è libera ad occhi chiusi. Ok? Poi su questa strada sono andati a comporsi diversi concetti, diversi sensi. Siamo ritornati, ci siamo sentiti tutti un po' bambini a scuola, pensavamo ci riuscirò, non ci riuscirò, come potete notare non solo ci riusciamo ma è una dannata opera d'arte, verrà battuta quanto prima per svarate migliaia di euro. Soprattutto questo pezzo mi pare veramente, degno di cioè nota. Matisse veramente... Allora, infatti abbiamo scritto
Abbiamo scritto molto creativi. Senza chiudere la O. E infatti non la riuscivo non a leggere. Chiudiamo. E infatti. È perché è creativo. Perché sì, sono molto creativo anch'io. Dunque, ricorre molto il tema del bambino. Infatti non riuscivamo a disegnarci se non con gli occhi distanti. Nessun naso così prominente può nascondere la distanza tra questi occhi fanciulleschi. Nessuno. E l'albero a cui tendevi la pargoletta mano cadde, no? Ti soccorremmo in vano. Dunque, altri concetti sono quello della... Sì, la riflessione, questo specchio che è riflessivo dotato di una cornice, la cornice, come potete notare. Sono le parole. E la cornice sono le parole. Maestro, il concetto cardine dentro il quale tutto si instagliava è la lumaca. Fuori tempo. Tempo di che cosa? L'ansia per... Non ho tempo. Vorrei fumare una sigaretta, non la fumo, adesso disegno, cosa farò? E poi è venuto da solo. La lumaca era già sul foglio, noi l'abbiamo soltanto tirata fuori appoggiando il pennarello. Ok? E in ultimo, una cornice non cornice, perché noi siamo contro le cornici. No, e i corniciai. No, noi siamo contro la cornice e i corniciai. Se conoscete corniciai, non salutateli. Ma noi dopo te la imporremo. Sono persone che impongono limitazioni. Dunque, noi la cornice l'abbiamo resa una cornice vacanziera. Cioè, del mare è una meravigliosa spiaggia che non può sfuggire, ragazzi. Pensavo che ti sentissi sempre. Sì, 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 esatto, bravo, sì, 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 abbiamo pensato anche questo, come hai detto, il pesce fuor d'acqua, sì, sì, pesce fuor d'acqua che è sempre in cornice alle tre scimmiette, perché abbiamo messe? Ah, perché non vedo, non sento, non parlo, però disegno, come? Coi pennarelli, oh, le so tutte. No, sono dei pennarelli un po'... No. Dopo vi racconto. Signorina, abbia pazienza. Che ho fatto dopo, ve le racconto. Sono dei pennarelli che sono per la soddisfazione personale, come posso dire. Però alla fine, dopo tutta questa confusione, vi siete sentiti... Ci siamo sentiti divertiti... Sono le mani di aver finito la ci siamo tavola, sentiti cioè. Divertiti dall'emisfero destro che conosce il piacere di colorare a tossico. Questo è il concetto della giornata. Perfetto. Allora, l'effetto dei pennarelli tossici inizia a farsi sentire, quindi anche la fame fatto. No, abbiamo mangiato tutto il tempo. Si presenta per l'altra squadra. Altra squadra, veline e speaker. Voglio dire che per noi non era importante fare da bene. Da speriamo vi stiate divertendo, doveva essere un corso serio di formazione, poi purtroppo è andata così. Da dove cominciamo? Io non sono Javier che ha fatto un corso come si doveva, noi stiamo un po'... Sì, in realtà voilà. È un disegno itinerante, nel senso che noi ci siamo lasciati anche noi liberi dalle cornici, sia in senso di distribuzione. Ancora le dobbiamo fare le cornici, sentitevi tranquilli. Non avevamo lo strumento. No, infatti. E quindi ci siamo lasciati liberi sia di posizionare in vari punti i disegni che ci venivano in mente, sia di farli con vari sensi di lettura. Sì. Il punto di partenza è stato il fatto che un'esperienza che abbiamo avuto tutti in comune è stato l'impatto del non uso della vista nel disegnare. Questa cosa però ha avuto effetti diversi su ciascuno di noi, nel senso che per qualcuno è stato un momento di focalizzazione, ad esempio sull'orientamento, che si può sviluppare privi di un senso, no, rispetto agli altri. Per qualcun altro è stata un'esperienza deleteria, come nel mio caso, come irripetibile. Per qualcuno invece ne è stata un'esperienza assolutamente positiva, quindi solare. E per qualcun altro è stata anche una bella sorpresa, perché ha sperimentato che si può riuscire ad ottenere un risultato anche senza utilizzare delle facoltà abitualmente spese. Procedendo, il collective unconscious ha colpito, perché le scimmiette, anche se sotto forma di topolini, sono venute in mente anche a noi. È il neurone specchio della parte destra che si sta risvegliando, che bussa all'altro lato, si fa sentire, e quindi abbiamo anche noi evidenziato questo aspetto del non uso di volta in volta di mi piace un sacco l'ascolto con le mani. Mi piace tantissimo. Questa è stata una, diciamo, un'idea di sovrapposizione. Ascolto i gesti dei due sarebbero sensi. Le mani sulle orecchie, però in realtà, siccome avete usato il rosso per l'orecchio, l'orecchio viene in fuori. Cosa vi ho spiegato? Beh, e quindi io questo lo leggo come troppe nozioni insieme, dobbiamo farle assorbire. Ho ascoltato le mani dell'altro guardandole. Hai visto? E poi abbiamo deciso di mettere una mano che lo copriva.
Eh sì, però andava fatta allora la mano rossa e l'orecchio viola. Ma l'abbiamo fatto prima. Vabbè, vabbè. Sì, sì, vabbè. In realtà, per qualcuno, per esempio, è stato utile disegnare questo fuoco rosso, nel senso che il concetto che si voleva esprimere era quello della, della focalizzazione su un determinato punto che poi sfuma all'intorno. Naturalmente la relazione poi tra la parola e l'occhio, quindi lo sguardo che si deve concentrare non potendo ascoltare. Perfetto. Sulle parole. Alcune parole sono comprensibili, altre, e altre, altre invece capiscono, sono dei ghirigori. Certo. E naturalmente quindi l'interpretazione che ne scaturisce, questo è un po' lo stesso concetto che avevamo già espresso in precedenza, ci siamo riservati uno spazio per la riflessione personale. Bello, bianco volutamente, perché ciascuno lo può campire con quello. Perfetto, vi ringrazio tantissimo. Dopo facciamo una foto, dopo mi faccio una foto anche. Grazie. Aspetta che io non so come si fa. Lo do a te. Allora, vi racconto solo quest'ultima cosa. Abbiamo fatto questo esercizio perché per svariati motivi. Un motivo era farvi provare a non lavorare da soli, ma a lavorare prima in due, come può succedere con un'intervista a una persona, a un cliente, a un abitante, a seconda dei lavori che fate, di quello di cui vi occupate, al vostro vicino di casa, a vostro figlio, a vostro marito, alla fidanzata, a quello che passa per strada, a chiunque, in un rapporto uno a uno. Con tutte le difficoltà del caso, perché a volte non ci si sa spiegare, a volte si capisce una cosa per un'altra, a volte si è distratti da qualcosa che succede attorno, a volte si ha poco tempo, a volte riesci molto, sei in un locale molto affollato, vedi bene la mimica dell'altra persona, ma non capisci un accidente di quello che sta dicendo e via dicendo. Queste sono cose che succedono abitualmente, quindi in realtà si impara ad ascoltare un po' con tutto il corpo, si ascolta con gli occhi, si ascolta con le orecchie, si ascolta anche un po' in modo empatico. E quindi questo era un esercizio molto utile da questo punto di vista, veloce, breve, solo un assaggio però per farvi capire questa cosa. Dall'altro punto di vista c'era come si fa a confrontarsi su un'esperienza che avete fatto tutti, anche se per un minuto, due minuti, e vedere dal confronto che cosa nasce e come si fa a costruire un disegno condiviso rispetto a quello che avete vissuto. Sono proprio spunti perché non abbiamo il tempo per dilungarci tanto, però questo era il significato. Ora andiamo a pranzo, quando torniamo ragioneremo sulle cornici. No! Sa, San Sir! Le cornici sono fondamentali. Un accenno. Perché la cornice, allora, noi abbiamo un foglio bianco e un foglio bianco si presta a essere un foglio o l'inizio di una lunga storia. Se noi vogliamo dichiarare che tutto quello che si farà oggi si concentra su quel foglio e che quindi l'attenzione va là, la cornice chiude lo spazio e abbraccia i contenuti, tiene insieme le cose che vogliamo che stiano insieme. Se invece noi pensiamo che sia solo la prima puntata, come oggi per me la prima giornata di tre, allora va bene che la cornice accenni e lascia aperto un lato che poi andremo a chiudere quando avremo finito il nostro discorso. Se è sempre buona norma tenere insieme gli argomenti, insomma, far capire alla gente che su questa tavola, che può essere piccola così o può essere lunga 6 metri come quelle che facciamo di solito io e Fedele, c'è tutto quello che è stato detto in questi giorni, tutto il vostro percorso, tutto quello che ci volevamo comunicare, tutto quello che volevamo scambiare. Abbiamo esaurito questo argomento in questo modo. Potevamo fare tante altre cose, ne potevamo fare di diverse, quelle che abbiamo fatto stanno là. Se non si mette la cornice, si tende un po' a perdere, perché l'occhio non percepisce questo abbraccio e quindi sì, hai una serie di concetti, però ti fissi su uno, su un altro, sul disegno messo più in evidenza, sulla cosa che ti piace di più, che ti ha colpito per come è disegnata, come è rappresentata, perdi un po' il filo del discorso. Però ci sono altri trucchi se uno proprio la cornice non la sopporta, e sono i contenitori, che è una fregatura, sono cornici più piccole. Che possono essere il fumetto, se c'è qualcosa che viene espresso, un pensiero con la nuvoletta, varie forme, il messaggio segreto nella bottiglia, il nastro, il foglio, il papiro, o il pesce, o l'albero, quello che vi piace a voi, il contenitore che vi piace a voi. E alcuni dei contenuti si segnano, si inseriscono dentro queste forme, contenuti scritti in questo caso, parole chiave, messaggi, interventi, cose piccole, ma che volete fermare, titoli.
E ancora si usano i connettori, le connessioni, che possono essere puntini, tratteggi, frecce, un filo che fa traccia dei punti o quello che vi viene in mente a voi. Una strada, poi ne vedremo anche tanti altri, però li vediamo dopo pranzo, che servono per tenere uniti gli argomenti in sequenza, qualora noi vogliamo identificare e individuare un flusso di informazioni. Tutte queste cose aiutano, di nuovo, a fare che cosa? A facilitare la comprensione. Ok, buon appetito. Ci vediamo alle 2:30. Fino alle 6:30.